Allora, la chiamo accanto a me, prego ovviamente di venire accanto a me, Andrea Carnevale, glielo facciamo un applauso? Vieni, vieni Andrea, vieni, vieni, vieni in diretta, così c'è Mimmo May a vedere una bella cosa che ti appartiene. Sta arrivando, sta arrivando. Ovviamente è una serata, è una cena anche questa, quindi lo rubiamo alla cena. Eccolo qua, insieme a me gli Oh. facciamo vedere la sua maglia. Madonna. Questa è tanta. Sei Ma lui ce l'ha e tu no, mi sa. esagerando, guarda. No, No? ieri sera mi ha fatto una sorpresa, cioè veramente impagabile, cioè una roba incredibile. Stasera ancora un'altra? Bellissimo. Grazie. Dovete Andrea, che sapere, emozione ti fa? è tanta, tanta perché purtroppo negli anni, essendo generoso, io non ho una maglietta del Napoli. Non ho una sola maglietta del Napoli, addirittura anche quelle di Diego Armando Maradona, perché le ho tutte regalate. E oggi, dopo tanti anni, grazie a Ma poi in Mimmo. passato le maglie erano poche, quelle a disposizione dei Sì, calciatori, non è come in esatto, epoca moderna, assolutamente. due o tre maglie a partita, loro che nella loro generosità cedevano le maglie. Ma io ho anche la fortuna di averle Grazie. due maglie di Ma Andrea, che quella è tra la mia l'altro uno, ora me le ha c'è. anche autografate in Una una stavolta. precedente. Esattamente, esattamente. Due maglie io Allora ti ho di farò 10 interviste per una maglia. Facciamo così, Paola. 10 interviste per una maglia. così mi metti in difficoltà. Andrea, No, grazie, grazie. Mi bellissima. basta quello di Mimmo, grazie Mimmo. Veramente un grandissimo regalo che già da domani, quando arriverò a Monte San Biagio, metterò, Quella delicata. esatto, metterò prima quella dell'Italia e poi questa qua del Napoli. Perché non c'ho neanche quella dell'Italia 90. È Ah. brutto dirlo, non c'ho anche quella dell'Italia Peccato che non l'abbiamo 90. portata quella che ti ho dato io. Esatto, peccato, mi dispiace. Ecco. Prossimo Il anno, dai, prossimo anno, quando la farò Andrea, gli vedere. amici qui sono Però tutti questo è tifosi bellissimo. del Napoli. Oh, grande, grande. Bellissimo. E anche la Bellissimo firma questo. mia. C'è anche la tua firma. Però la devi mettere. Ciao. No, adesso no perché faccio parte dell'Udinese, però Vabbè, ma questa è la maglia storica tua, quindi No, il ma forse scherzo, presidente Pozzo lo scherzo, scherzo. capirebbe. No, ma forse per una questione Scherzo. d'Italia, magari per una questione Esatto. d'Italia, ecco, diciamo che adesso. Ecco, mettiamola così. Andrea, qui sono tutti i tifosi del Napoli. Vogliono tutti sentire da te questo Napoli di Antonio Conte che fa quest'anno. Ma già ho detto prima, secondo me che Conte da Napoli, ripeto, non è venuto in vacanza, è venuto perché ha grandi progetti, perché lui è un ente di natura, quindi io gli auguro tutto il bene possibile perché lo conosco molto bene, un ragazzo fortissimo, di gran spessore e poi vuole sempre vincere, quindi forza Antonio Conte. Ringraziamo Andrea Carnevale. Grazie, Grazie, grazie. grazie Andrea, grazie, grazie. Un ringraziamento ad Andrea Carnevale, ed ora uno dei protagonisti di quello scudetto. Arrivò lui e cambiò il Napoli. Il centrocampo girò tantissimo, il Napoli vinse lo scudetto. Qui a mio fianco Ciccio Romano. E Ciccio. Sta dentro Ciccio. Mi dovete portare Ciccio, mi fate prima chiamare Ciccio e poi non c'è, ho fatto tutto il preambolo e non c'è ancora Ciccio, sta arrivando tra pochissimo, arriva Ciccio Romano e con lui ovviamente anche la maglia appunto di Domenico May che verrà mostrata ovviamente a tutti quanti voi a casa. Sono stupende le maglie di Domenico May. Arriva Ciccio Romano, ce l'abbiamo, eccolo lì, sta arrivando perché tra pochissimo con Domenico May arriva anche la maglia di Ciccio Romano, che la faccio vedere in, eccola qua, vieni Ciccio. Eccola qua, guarda che emozione, Ciccio, che effetto ti fa? Lo chiedo anche a te, quanto è bella questa Dello maglia? scudetto, ma non è la mia, questa. Come non è la tua? La mia, la mia. È la tua, è la tua. Di chi è questa maglia qua? Boh, questa è. No, No, questa è diretta di Ciccio. Che bello. emozione ti fa? E Con questa vinci lo beh, scudetto, eh? 86, questa. 86-86.
non ricordo la partita, ricordo la stagione, è la mia firma. Tanta roba, beh, dai. È una grande emozione. Sì, grande emozione. Grande emozione. E sono contento di averla regalata a Mimmo, perché è incredibile. Io non so, tu pensi al giocatore più e lui ha quella maglia, quindi è che abbia anche la mia, ricordo, e questo mi fa veramente piacere. Ciccio, qui come dicevo prima ad Andrea Carnevale, sono tutti tifosi del Napoli, qui non sono tifosi del Napoli, qui sono proprio tutti malati del Napoli. Centrocampo, il Napoli ha quel Stanislav Lobotka che deve essere il perno del centrocampo anche di Antonio Conte, no? Beh, io ricordo la Romano Bagni de Napoli, gli altri no, Lobotka è un grandissimo giocatore. Siamo, guarda, ti dico, come caratteristiche probabilmente abbiamo caratteristiche diverse, è una, sta facendo delle cose eccellenti, e penso e spero che possa essere e restare il centrocampista centrale del Napoli del futuro per i prossimi successi. Un forte applauso a Ciccio Romano. Grazie a Ciccio Romano e a Domenico May. Allora, avanti con gli ospiti, perché accanto c'è Roberto Policano. Beh, Roberto, chiamatemi Roberto. Eccolo lì, sta arrivando Roberto Policano con Domenico May e con la maglia appunto di Roberto Policano. Eccolo qua Roberto, siamo primi, abbiamo scambiato prima due parole, ma qui ti facciamo vedere qualcosa che ti appartiene. Questo è un bel ricordo, assolutamente. Stagione 96-97, quella famigerata. Arriva risotto, si mangia. Arriva risotto, quest'anno si mangia, ragazzi. Diciamo che questa è la prima stagione quando hanno inserito i numeri col nome. La seconda, 95-96. Quando purtroppo non andò in porto quella famigerata finale di Coppa Italia, purtroppo. Contro Vicenza, di cui... Io ce l'ho questa maglia, non c'ho quella di Roberto Policano, ma c'ho quella di Alembo Gossiano. Pensa, Mimmo ha più maglie mie di me, io non ne ho neanche una. Tutti quanti dite questa cosa, cioè, voi lo dite il passato, non le conservavate le maglie, cioè, no, non ne avete nessuna. È andata avanti dopo, quindi noi eravamo più genuini, regalavamo. Prima che nascesse Domenico May, poi è nato Domenico May. Eravamo meno tinti di adesso, quindi davamo maglie così, per far piacere ai tifosi che ci seguivano. Tutto di fare, guarda. Anni vissuti con intensità, 5 anni dove ho sentito veramente il valore della tifoseria napoletana. Io spero nel mio piccolo di aver contribuito anch'io a lasciare un po' di un buon ricordo, se non con prestazioni a livello tecnico, magari come hanno fatto gli altri, però a livello di... Però sempre sudando la maglia. Bravo, sempre a livello di impegno. Quello è sempre stata la mia priorità, e forse anche per quello che ho giocato parecchio in serie, ma c'era bisogno anche di cui c'erano i manuali e gli architetti. Io facevo parte dei manuali, ma non mi lamento. Io voglio cambiare. Adesso sai che voglio fare, Roberto? Te la faccio fare da Mimmo May una domanda. Benissimo. Allora, che cosa chiederesti a Roberto Policano? Al tuo posto, nel tuo ruolo, chi vedresti bene? Ma io credo che... Ma lui va via. Sì, però Oliveira secondo me sta crescendo. È un giocatore che ha qualità, che ha corsa. E secondo me sarà una buona cosa, perché può soltanto migliorare, quindi io credo che sulla fascia sinistra il Napoli è messo bene. Poi c'è anche Mazzocchi, no? Che può giocare anche dall'altro lato. Mazzocchi è un po' come me, no? È un mercagnaccio, è uno che mette l'impegno con la cazzimma, come dicevano, con la cazzimma. Bravissimo. E questi giocatori, ripeto, servono. Ringraziamo Roberto Policano. Grazie. È arrivato di sotto per Roberto Policano. Andiamo avanti con i prossimi ospiti, e chiamiamo
chiamiamo Luca Altomare. Luca Altomare, appunto, accanto a noi. Michele, hai la scheda anche tu, quindi puoi tranquillamente seguirla da lì in base a quello che è l'ordine che mi hai indicato e che ci siamo, che abbiamo concordato in precedenza. Luca Altomare, un amico, lo dicevo anche in precedenza durante appunto lo speciale calciomercato, questa mi piace particolarmente. Devo parlare un pochettino con Mimmo Mei, perché questa per esempio è una di quelle maglie che mi piace particolarmente, cioè questa è bella al di là del fatto che di Luca Altomare, eccolo qua, ciao Luca, ma è bella proprio la maglia, l'ho vista prima, bellissima questa. È una 96-97, sempre quell'anno dove hanno militato insomma tre degli ospiti, Policano, lui e anche Nicola Caccia, quindi colleghi di annata, anche sempre di quella famigerata finale di Coppa Italia che non siamo riusciti a portare. Ne abbiamo parlato in questi giorni. Cose, sono cose che ti segnano, no? Che erano, magari la meritavamo pure, perché era un bellissimo gruppo, sì. E Baldini, sì, che sono stati anche qui ospiti, sì, 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 di una Panarella, che sono stati, sì, Luca, guardando questa maglia, il primo pensiero che ti viene in mente? Sì, non ne sto parlando, ma è proprio quella. Mi è dispiaciuto non poter alzare quel trofeo, perché ci avrebbe, l'anno dopo, l'opportunità di fare la Coppa delle Coppe. Invece si è costruita una squadra, diciamo, non per la Coppa di Napoli, poi c'è stata la retrocessione. Quindi mi dispiace per quello, sì. Un vero peccato. Il Napoli di oggi invece vede là davanti Victor Osimhen, che deve andare via, cioè meglio, al momento lo vede, poi non lo vede più, 130.000 clausola rescissoria. Chi ti piace là davanti? Lukaku, per esempio? Sì, mi piace perché insomma è uno che comunque sa anime, uno che quando c'è da tenere palla lì davanti, lui è uno che insomma fa sportellate, poi uno che ha lavorato già con Conte, quindi chi lo sappiamo. Grazie a Luca Altomare. Grazie a Luca Altomare. Allora, perché dobbiamo cambiare la scaletta? Ok, va bene. Allora chiamo il prossimo appunto ospite di sera, Nicola Caccia, a venire qui accanto a me. Nicola Caccia, vedremo ovviamente tra pochissimo anche la maglia appunto di Nicola Caccia. Io nel frattempo ovviamente vi ricordo la presenza qui al Royal Sunset, location straordinaria qui a Forio d'Ischia, che sta ospitando la quinta edizione appunto della Isola d'Ischia, che si tinge d'azzurro 2024. Eccolo, si può parlare, se ne può parlare, se ne può parlare. Ma sai che non ce l'ho? Non ce l'ha, ma non ce l'ha nessuno, le vostre mai, cioè, ma noi ce le abbiamo e voi no. Noi no, hai capito? Come mai? Non lo so, fosse era tutto lui. Perché eravate generosi e regalavate le maglie. Un grande amico, merito tutto. Bello. Questa sempre del 96, ci ho tenuto insomma in queste, siccome ti ripeto, insomma erano compagni squadra, portare la maglia della sannata, no? Perché comunque li ha accomunati in quell'anno in cui dicevamo c'era un bel gruppo, un grande gruppo, che poi ha portato fino alla finale di Coppa Italia, che non è andata a buon fine, però insomma c'era. Io vi ho conosciuto tutti quelli del 96, da Pino, da Gliela Tela, avevamo già parlato, te, Luca, un bel gruppo. Sì. Che però porta quel peccato della Coppa Italia, no? Lo dicevamo prima anche con Luca Altomare. Può succedere, no? Può succedere. Ci lascia anche a noi. Per quanto riguarda il Napoli oggi invece, questa è vedere ma non toccare. Nicola, ti volevo chiedere nel frattempo, una cosa al volo, là davanti Victor Osimhen forse va via, Lukaku alla grande, un giocatore forte, gli amici qua sono tutti tifosi del Napoli, vogliono sapere
è una garanzia Lukaku è una garanzia. Con Lukaku si vince. Con Lukaku si vince. Alla grande. E allora ringraziamo anche Nicola Caccia. Grazie, grazie, grazie a Nicola Caccia. E adesso lo chiamiamo accanto a me qui Napoli, eccolo qua, Vittorio, c'è, eccolo lì, arriva Nando De Napoli e arriva anche un'altra maglia che è davvero strepitosa, con il numero Namo, eccola qui, porca miseria, scudetto Italia. No, questa che è bella, questa è bella, l'azzurro è bella, la rossa azzurra è bella, azzurra, ma rossa pure se è fatto suo, carina, molto bella. Poi l'anno dopo la vittoria dello scudetto concomitante dello scudetto della Coppa Italia, quindi 86-87 e questa 87-88, in cui poi vestimmo appunto lo scudetto della Coppa Italia. Molti amici a casa, quando mi nelle mie delle volte lunghe chiacchierate sulle maglie per gli amici di Calcio Napoli 24, racconto un po' di particolari, no, mi piace raccontare particolari, ma chi più di te può dirci sostanzialmente perché queste maglie pesano 3 quintali? Ed è il bello, no, di queste magliette qua. Perché non erano commerciali, erano fatte soprattutto per essere indossate, e quindi c'era, diciamo, una tecnologia diversa. No, quella dell'ago e filo e la maglina, e poi le lasciate assolutamente diciamo particolari rispetto a quelle attuali, stile sono di materiale sintetico. Ma devi chiedere a Nando, quando pioveva che peso acquistavano? Pioveva che peso acquistavano, ma poi ti chiedo anche quando faceva caldo non prendavate fuoco? Manica corta, c'è cioè un contraddittorio che eravamo così forti che penso a noi, cioè, proprio si faceva un baffo con quello scudetto poi sul petto. No, la Coppa Italia, cioè come si faceva? Era quello. Si è predati di vincerlo, sì, questo è vero. Il Napoli l'ha rivinto lo scudetto dopo 33 anni, ma l'ha buttato via perché ha fatto il decimo posto. Però ha fatto una grande cosa e dobbiamo ringraziarli per quello che hanno fatto. Quest'anno è andato così e adesso speriamo con il nuovo vada bene. E allora ci riproviamo tutti quanti insieme con il numero 8, Nando De Napoli! Grazie a Nando De Napoli, grazie a Nando De Napoli che stava provando a portare via la sua maglietta. Ha finito. No, non lo so. Me lo dire, non ho capito cosa hai detto. Nel frattempo chiamo accanto a me il collega di Canale 21.